Amici di Sport Marche Box, ben trovati. Quest'oggi la nostra puntata, la puntata numero 3, la registriamo da Ancona, più precisamente al Pala Veneto, società organizzatrice ASD UPA, la UPA di Ancona, storica società. Abbiamo 12 match di cartello, avremo anche qui una serie di interviste, tra le quali quella con il presidente del comitato regionale FP, Gabriele Fradeani, altre interviste esclusive e quindi non perdetevi l'incontro. Una novità, inizieremo con la registrazione di tutti i match e la possibilità per i pugili di prenotare il proprio match su CD o l'invio su YouTube. È una cosa in più perché questo CD, questa registrazione non sarà una semplice registrazione da telecamera fissa, ma verrà ripreso con tre telecamere, con un impianto audio importante, abbiamo gli angoli microfonati e quindi una voce stereo, sentirete proprio i rumori come se foste lì. È una cosa molto carina che abbiamo pensato sia utile sia per il pugile, per avere un ricordo della propria battaglia, ma anche per il tecnico, per vedere sia i lati positivi che negativi. Di quel match del proprio ragazzo. Quindi ecco, potete prenotarli scrivendovi come è poi scritto nelle immagini di sovraimpressione. Potete scrivervi a Sport Marche Box, il gruppo Facebook, e lì prenotarvi con un post, un semplice commento, anche un messaggio privato, il vostro match, sia per questa riunione che per le prossime che andremo a fare. Ok, godetevi questa puntata, la numero 3. Ciao a tutti. Siamo ad Ancona, alla UPA più precisamente, e salutiamo ovviamente tutto il pubblico di Star Web TV e di Montefeltro TV. Siamo qui in compagnia con Marco Cappellini e Carlo Censori. Marco Cappellini, il tecnico della UPA. Vedo che insomma la palestra, vi siete spostati perché ho frequentato per un pochino questa palestra, eravate nel piano di sotto, vi siete spostati e l'avete rinnovata, quindi ci avete intenzione di investire e quindi cercare nuovi iscritti. Sì, ci siamo trasferiti da 3 mesi, ha portato comunque a un cambio di numero notevole, perché la palestra sicuramente è migliorata sia dal punto di vista dell'ampiezza e della È struttura. importante perché la struttura è La importante struttura è perché migliorata di molto. Abbiamo 23 agonisti, probabilmente ne dovremmo iscrivere anche 5 o 6 che collaboro con Carlo Censori, probabilmente anche una ragazza, ci avremo quest'anno. Gli amatori lo stesso sono aumentati comunque di un buon numero. Speriamo di andare avanti così, insomma. Certo, anche perché avete la fortuna di stare in un palasport, quindi no, il più vecchio d'Ancona, e che comunque sia ha degli spazi adatti per correre, per fare tutta l'attività aerobica, no, per i pugili, e in più adesso con questa nuova struttura, una nuova palestra che è più grande, più bella, penso, no, incentivi molto i ragazzi d'Ancona a venire ad iscriversi, anche perché è l'unica palestra che fa box, no, lo vogliamo dire, a livello di iscrizioni federali. No, ma anche a livello agonistico, insomma, facciamo parecchie manifestazioni, quindi puntiamo stanno a fare 5-6 manifestazioni. Cioè, ci inviterete ovviamente. Logicamente, ogni volta sarete invitati. E niente, questo. Allora, per quanto riguarda l'allenamento, no, di questi ragazzi, visto che avete così tanto spazio, dici un attimino come fai, come li alleni, appena arrivano, cosa li fai fare? Fanno un riscaldamento, come sempre. Li posso far correre di sotto se non c'è nella pallamano o altri sport. Faccio fare scatti, allunghi e tutto il resto. Poi andiamo sulla parte della ginnastica dentro la palestra. E 2 volte a settimana facciamo tecnica e 1 volta a settimana facciamo il venerdì sparring o condizionato, insomma, con altre palestre. Quindi no, ripeto, la struttura conta tantissimo e quindi ecco, riuscite a Ragazzi, ne fare. abbiamo tanti, quindi anche difficile. Tante volte andiamo anche noi nelle altre palestre Siete aperti a prenderne altri, sì, non avete chiuso. No, andiamo avanti e speriamo, insomma, che le persone si approcciano a questo sport, perché comunque è uno sport che ti leva dalla strada, ti leva da tanti problemi che
sappiamo, no? Che al giorno d'oggi sì, è uno sport sano, infatti anche noi l'abbiamo già detto diverse volte, anche a Fabriano la prima puntata l'abbiamo rimarcato con tante persone, insomma è uno sport che leva i giovani dalla strada sul serio. Dobbiamo anche lavorare nelle scuole, questa è una cosa che ci puntiamo da un paio d'anni. Allora facciamo un annuncio a chi ci vede, perché noi ci vedono molto dalle scuole, perché siamo sul web prima che in televisione e quindi ormai Facebook, Twitter e tutti i canali social network, e quindi tantissimi ragazzini e ragazzi ci vedono da in trasmissione, quindi ecco, facciamo un appello, venite qui, provate. Li fai provare, no? Per una volta li fai provare, vedere come più di una volta, vedere com'è questo sport, e poi deciderete voi se continuare o meno. Certo, certo, sicuramente. Adesso vediamo se magari se parla con qualche preside di qualche scuola, se c'è la possibilità di fare vedere con qualche ragazzo nostro, qualche ragazzino insomma dell'età insomma 14-15 anni, che ce ne abbiamo parecchi. Carlo invece di cosa si occupa? Io lo aiuto, io insegno, io sono di Osimo. Posto di qua. Sono di Osimo e faccio lezione su in Osimo dei diversi ragazzi, e da quest'anno mi sono appoggiato a Marco. Ho portato 4-5 ragazzi, tra cui una ragazza, speriamo di quest'anno di fare il debutto con questa ragazza, con questi ragazzi, un ragazzino da 14 anni. Niente, lo aiuto e cerchiamo di collaborare il più possibile. Sicuramente la distanza un po' ci complica un pochino le cose, però via. E io cerco di fare il mio lavoro su Inosimo, nella mia palestra, dove mi appoggio, e una volta a settimana vengo giù con i ragazzi che fare definizione. Sì, diciamo, ci sgambiamo le idee sul modo di lavoro, li facciamo lavorare insieme. E io con la mia esperienza, lui con la sua esperienza, e ecco qua. Un'ultima cosa, abbiamo parlato di amatori, ma parliamo di agonisti, perché qui ce n'hai 26. Allora, sappiamo che c'hai Pieroni, che insomma ha vinto l'argento quest'anno ai campionati nazionali, no? E quindi è la stella che brilla da te. Adesso puntiamo quest'anno a vincere i campionati. È quello che vuole. Ci nascondiamo. L'anno scorso la medaglia d'argento, quest'anno ci proviamo a portare a casa la medaglia d'oro. È già partita la preparazione per questo? Sì, adesso ci abbiamo, fra un mese e mezzo ci abbiamo il torneo Italia, che è il primo grande torneo prima dei campionati. Dov'è? Dovrebbe essere in Puglia, l'anno scorso era in Puglia, e poi quest'anno proveremo insomma i campionati. Mentre per quanto riguarda novembre, gli Elite, speriamo che passerà Occhi Nero Mattia, che ormai mancano pochi punti. Ci abbiamo Baldini, ci abbiamo Velai Alban, Michael Paggi, insomma ci abbiamo 5-6 atleti Elite che possono ambire a arrivare alle fasi finali dei nazionali, insomma. Siamo qui in compagnia con Gabriele Fradeani, che è il presidente della Federazione Pugilistica Marchigiana. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, come qui abbiamo tutto il canovaccio della serata, praticamente i 12 incontri, quali sono secondo te, Gabriele, quelli più insomma di spicco? Beh, guarda, non vorrei sbilanciarmi troppo, perché poi dopo mi attiro le ire di tutti quanti. Comunque, chiaramente Pieroni, 81 kg Pieroni, sicuramente è l'incontro di maggiore interesse, quello che perlomeno si cerca di vedere, perché è un ragazzo molto dotato, un ragazzo che è stato anche convocato in nazionale, è un ragazzo che è arrivato secondo l'anno scorso al campionato italiano Youth in Umbria, se non sbaglio a Foligno, Spoleto, qualcosa. Spoleto. È Spoleto, esatto. E quindi quest'anno noi ci contiamo, quindi vogliamo vederlo, insomma. Mi dicono che sta andando molto bene in palestra e quindi spero che anche stasera faccia del suo meglio. Speriamo sia la terza stella che brillerà, oltre a quella di Bassi e Focosi, che ultimamente hanno, no, conquistato i titoli. Focosi poi l'abbiamo intervistato l'altro ieri, e Bassi ha fatto anche un jingle carino per la nostra trasmissione. A proposito di Bassi, mi dicevi prima che c'è una data per il nuovo incontro? No, una data effettiva non c'è ancora, ha cambiato naturalmente il procuratore, questo lo sappiamo, è dato con l'Oppi 2000 di Cherchi. Io penso che forse entro maggio dovrebbe, massimo giugno, ma sono convinto che anche entro maggio forse si troverà la maniera insomma di fargli disputare un match per il titolo, una difesa volontaria. Quindi è un ragazzo che
è alterno, ma quando va bene fa incontri eccezionali. È un periodo questo in cui sembra che li faccia proprio eccezionali, quindi speriamo bene. Infatti parlavamo proprio con lui e col tecnico Gian Tomassi a Fabriano, abbiamo fatto una lunga intervista tutti e due e ci diceva proprio il tecnico che farà degli incontri ma di mantenimento, diciamo, no, non lo butterà a fare un incontro per il titolo subito, ma assolutamente farà degli incontri. I primi match saranno con difese volontaria, il primo match è difesa volontaria, quindi cercherà nei limiti del possibile di avere un avversario, insomma, possibile. Non facile, perché non darebbero il permesso, però possibile, insomma. Ecco. Questa è un'occasione, è la prima intervista che facciamo a Gabriele Fradeani, il presidente. Ecco, volevo presentare il nostro progetto, che è quello di Web TV collegata alla TV, in questo caso RTM. Sappiamo che raramente si segue la box, lo vediamo anche a livello nazionale, siamo seguiti molto poco, se non su Italia 1 a tarda serata. Ci proponiamo questa cosa di seguire il pugilato dilettantistico e anche professionistico laddove si può con le nostre telecamere, che saranno sempre disponibili per le società che lo vorranno, che ci inviteranno ovviamente, e quindi avremo questa trasmissione che si chiama Sport Marche Box. Siamo già alla terza puntata e quindi seguiremo tutto da vicino. Siete contenti di questa cosa? Sicuramente, cioè tutto quello che porta il pugilato alla ribalta, che lo fa vedere eccetera, ha la nostra approvazione sicuramente. È un discorso che abbiamo anche fatto a livello centrale. A livello centrale, francamente, non lo vedono troppo bene, perché purtroppo qualcuno ha abusato nelle trasmissioni. Si è fatto riferimento o a questioni politiche o a questioni, altri tipi di questioni che non entravano, e siccome la federazione aveva dato il suo placet, sono trovati in difficoltà. Stanno esaminando la faccenda, perché come abbiamo detto, perché non solo io l'ho detto ma anche altri presidenti del comitato, per noi è essenziale farlo vedere il pugilato, perché giustamente, come dici tu, il discorso di vederlo a notte inoltrata eccetera non è che ci faccia molto piacere, insomma. Ecco, è uno sport che anche a notte inoltrata ha una certa audience, quindi noi preferiremmo, insomma, che ne avesse più alta l'audience in orari accettabili. Quindi tutto quello che viene ben venga, anche perché sono le televisioni come la vostra che si occupano anche di dilettanti o altro, perché chiaramente in una riunione dilettantistica anche di altissimo livello sarebbe difficilissimo coinvolgere una televisione tipo Sport Italia, tipo Rai Sport o cose. Non parliamo della Rai, perché lì è out. No, infatti quello che ci proponiamo è proprio di coinvolgere i giovani, perché personalmente credo che siano quelli della box dei valori da trasmettere a loro, soprattutto per fare un vivaio, per poi riuscire a portare in alto il pugilato nelle Marche. Ecco, quello che mi preme anche di sapere, perché cercheremo di fare questo lavoro, sicuramente la federazione a tutti i livelli lo fa già. A livello economico invece, ultimamente abbiamo saputo che, insomma, hanno chiuso le borse, mi risulta che il CONI non abbia avuto i fondi come gli altri anni e che quindi ci sia una difficoltà economica. Sì, per lo sport la regione era in sostanza al CONI, per cui abbiamo fatto anche delle proteste, tutte quante le federazioni, e noi un po' meno visibili, perché le proteste sono state fatte non appena saputo, quindi verso gennaio-febbraio, e noi in quel periodo purtroppo non abbiamo riunioni, però abbiamo dato la nostra adesione e i nostri tecnici e le nostre società hanno firmato, e abbiamo fatto una petizione e la sta portando avanti il CONI. Speriamo, insomma, che qualcosa si sblocchi. Al momento, a quanto mi risulta, non si è bloccato nulla, però in una certa qual maniera lo sport ha una funzione sociale che oggi è indiscussa, tutti lo capiscono, e quindi speriamo, insomma, che Lo speriamo anche noi, e nell'augurarti, insomma, che si riesca come federazione a spuntarla, perché questa è una tegola come del resto tutte quelle che si sommano nel resto d'Italia per tutti i settori eccetera. Va bene, ti ringraziamo, e comunque ci rivediamo a tutte le manifestazioni da qui in avanti, quindi tanti auguri a voi. Grazie altrettanto, salve. Muovi su cazzo di gamba, muovi destra e sinistra, pallone, quello che nell'ultimo prodotto tutti li sono quelli che conta, capito? Lui perde la testa e fa promuovere il
e non la ragione. Vieni sulle mani, ecco, no, no, non cominciamo subito ad andare vicino, eh? Con calma, non finire a gol, eh? Oh, quello che tu hai detto la Muori. Muovi zig zag, Fede. Non ti fa più la mano, vai con tutto.
Ricomincia a fare quello lì, quello lì devi fare. Destra e sinistra,
andare. Preciso, appena sta vicino. Vai, vai, vai. Stai vicino esterno. Adesso respira. Bravo, respira. Vai, Fede. E go. Deciso, poi go. I pugni! Sì! Finisci col montante! Ma passo laterale! Dai il montante! Sì! Subito di conto! Esatto, errore! Subito! Zigzag! No, no! Fuori di destra! Ecco, con questo match abbiamo concluso la nostra terza puntata. Spero vi siano piaciute le interviste e i pezzi che abbiamo mandato. E noi, ecco, nel ricordarvi di nuovo di iscrivervi al gruppo Facebook Sport Marche Box per vedere le ultime novità sulla trasmissione, eccetera, sulla novità dei CD da prenotare dei match. Vi auguriamo buon proseguimento e ci vediamo alla prossima puntata, che sarà a Piagge in provincia di Pesaro. Lì ci saremo anche noi e spero con quelli che ci saranno ci rivedremo. Ciao a tutti. Mi raccomando ragazzi, seguiteci su Mondo Club TV e Star Web TV.